Questa domanda potrebbe sembrare strana, e la domanda è: il paradiso esiste? E se sì, come andarci? Uno dei temi fondamentali, centrali dell'esistenza è il tema della morte. Ognuno di noi arriverà prima o poi a questo appuntamento, inevitabilmente. Per cui ogni essere umano in qualche modo ne ha paura, chi più chi meno. Alcuni sicuramente hanno avuto la possibilità di una formazione spirituale tale da essere in grado di comprendere in qualche modo l'essenza della morte, ma la maggior parte di fatto la teme. E la maggior parte degli esseri umani cerca di darsi una spiegazione, cerca di capire. E non riuscendo a capire, non fa altro che anestetizzare la cosa. E la morte si anestetizza, il concetto di morte si anestetizza in molti modi, dedicandosi ad attività, vivendo dei problemi, che in realtà poi sono una proiezione del problema base, che è la paura della morte. Anestetizzandosi attraverso attività di vario tipo, tutto per non affrontare più un tema che genera paura. E tra i vari testi, tra le varie correnti spirituali che trattano il tema della morte, quella tibetana è quella che lo affronta per certi versi nel modo più completo. Il libro tibetano dei morti è di fatto un libro dove vengono descritte le varie fasi della morte. E queste varie fasi della morte in realtà sono sorprendentemente simili a tutti i racconti riportati da chi ha avuto le near death experience, le esperienze di premorte. Persone che tra virgolette sono resuscitate da comi lunghissimi. E alcuni di questi hanno avuto esperienze molto particolari che poi hanno documentato, raccontato. Di fatto la dimensione della morte è la dimensione astrale, e il nostro corpo astrale. Una volta che il corpo fisico si è dissolto, inizierà ad essere libero, non più vincolato al corpo fisico, e la coscienza, lo spirito, l'anima proiettata totalmente nel mondo astrale. E qui, come insegnano i tibetani, ma come insegnano anche esperienze fatte in meditazione, esperienze fatte attraverso il viaggio astrale, i pensieri, soprattutto le paure, tendono a diventare realtà. Ecco quindi che le nostre paure, i nostri pensieri, possono generare o il paradiso o l'inferno. I demoni che abbiamo dentro potranno materializzarsi. Invece la spiritualità che abbiamo dentro sarà quella che ci porterà nel paradiso. Il paradiso quindi è una proiezione interna verso l'esterno. Se vogliamo raggiungere nella dimensione astrale uno stato d'amore, dobbiamo avere amore dentro, perché ciò che avremo dentro nella nostra anima diventerà l'esperienza che andremo a vivere nella dimensione della morte, che poi verrà superata, diciamo, da altre situazioni, la reincarnazione, altre cose, un proseguimento al di fuori del tempo. Ma la dimensione astrale è ciò che, diciamo, tutte le varie correnti spirituali hanno chiamato inferno o paradiso, perché in questa dimensione, la nostra mente crea veramente ciò che ha dentro. Per cui il momento della morte è veramente una forma di meditazione molto importante. E
come dicono i tibetani, la vita dovrebbe essere una preparazione alla morte. Per riuscire ad arrivare a questo appuntamento con una spiritualità solida, in modo tale da poterci creare veramente il paradiso e fare un'esperienza che possa accrescerci ulteriormente in quella dimensione. Bene, per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo. Ciao!